Amici di Gossip News, ben ritrovati, io sono Nat e questa è una nuovissima pillola di Gossip. Elena Morali potrebbe essere tornata single, ma è molto curioso il fatto che la pupa di Barbara D'Urso neppure ne sarebbe a conoscenza. Bellissima cosa! La giovane è infatti reclusa nella villa del Pupo il Secchione e non sa che il fidanzato Luigi Mario Favoloso l'avrebbe mollata. Ahimè, sì, il condizionale d'obbligo, visto che non c'è nessuna conferma al riguardo. Ma ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Prima di proseguire vi invito come al solito a supportare il canale mettendo bel like, registratevi e cliccate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Vi invito anche a seguirmi nel canale Telegram qui sotto in descrizione per non perdervi tutte le notifiche. Mistero intorno a Elena Morali e alla sua situazione sentimentale. La pupa potrebbe condizionale d'obbligo essere tornata single. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Lago Spia, il suo fidanzato Luis Mario Favoloso l'avrebbe lasciata, non si sa bene perché. Proprio così, secondo il giornalista, Favoloso avrebbe già portato via tutte le sue cose dall'appartamento che condivideva con lei in quel di Milano. In tutto questo c'è da dire che la nostra Elena Morali è all'oscuro di tutto. Lei non sa niente, in sostanza non sa di essere tornata single. Se lo sapesse, La pupa continua il suo percorso all'interno della Pupa Secchione Show, dove fa coppia, vi ricordo, con Aristide Malnati, grande uomo, e sarebbe all'oscuro di quanto starebbe accadendo in queste ultime ore fuori dalla villa. Ora resta da capire se quanto riportato da Dago Spia sia vero oppure no. Favoloso avrà davvero piantato in asso la sua fidanzata? Potrebbe anche essere, visto che quando la Morali decise di partecipare alla Pupa Secchione, il suo fidanzato Luigi non era proprio entusiasta della cosa. Favoloso in quell'occasione, seppur contrario alla sua partecipazione al reality, aveva fatto intendere comunque di rispettare le scelte di Elena. Si è visto. A questo punto ci si domanda cosa sia accaduto di tanto grave per fare prendere una decisione così drastica a Luigi Mario. Sempre Dago Spia ha svelato, qui viene il bello, che ci sarebbe un motivo ben preciso dietro l'addio di Favoloso a Elena. Eh sì, ebbene, mo ve lo spiego. Pare che la Endemol, ovvero la casa di produzione della Pupa Secchione, abbia vietato alla Morali di parlare della sua storia con Favoloso durante il reality. Hai capito? Elena avrebbe accettato di buon grado senza opporsi a questa richiesta, anche perché se si opponeva probabilmente non l'avrebbero presa. Questa cosa deve aver fatto andare su tutte le furie l'ex di Nina Moric. Sempre che la notizia sia vera, ovviamente, va anche detto che Favoloso non ha neanche seguito l'ultima puntata di The Pup and the Secchion, preferendo guardare la partita di Champion. Un dettaglio che sembra avvalorare la tesi di Alberto Dandolo a questo punto. Ma pensate che tutto è... No, non è tutto! Sempre il giornalista di Dago Spia ha svelato che pure la mamma di Favoloso, ve la ricordate, la signora Loredana, vista più e più volte da Barbara D'Urso, è stata boicottata ai provini della Pupa al Secchione. Lei voleva partecipare, praticamente non l'hanno filata. Dunque, pare che la Endemol non voglia sentir parlare della famiglia Favoloso. Cosa gli avrà mai fatto? Sono curioso, indagherò e se lo scoprirò ve lo farò sapere. Detto questo, resta da capire ora come agirà la nostra Barbarella D'Urso. Perché? Se realmente Luigi Mario avesse piantato in asso Elena Morali, la conduttrice dovrà per forza di cose comunicarlo alla diretta interessata. Mi sembra il minimo, no? E di certo non sarà una cosa facile da gestire. Già mi immagino fiumi di lacrime che scenderanno, perché ormai si sanno che le lacrime fanno gli ascolti. Staremo a vedere. D'altronde la nostra Carmelita è abituata a gestire situazioni complicate come quella, per esempio, che ha visto la squalifica di Paola Caruso nell'ultima puntata. Se vi siete persi la puntata, in due secondi ve la dico, la showgirl di origini calabresi ha alzato le mani durante una lite con Mila Suarez ed è stata costretta ad abbandonare lo show. Vi ho fatto anche un video tal proposito, se volete approfondire andatevelo a cercare, e proprio ieri l'ho fatto. Ora potrebbe esserci in arrivo una brutta notizia per Elena Morali, eh sì, perché improvvisamente Barbara D'Urso si collegherà, vi poni, ah no, quello è signorini, scusate, si collegherà, dice signore. Allora Elena, ho una cosa da dirti. Oh sì, dimmi Barbara. Sei single? Ma no, ma non è, io sono fidanzato, c'è Luigi che mi ha... No, 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 non c'è più. Ma come non c'è più? No, 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 non c'è più, te lo dico io. Ma no, non ci credo, te lo dimostro. Guarda la tua casa, vuota, dov'è la roba di Luigi? Ah, non ci sto più, allora mi ha lasciato. Bisognerà vedere come la prenderà. Sarà davvero scoppiata la coppia Morali Favoloso? Ragazzi, fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate. Prima di chiudere, però, non posso fare a meno che pensare che, dire che
Quando c'è di mezzo Luigi Favoloso e, o l'entourage della Barbarella D'Urso, ormai, raga, non ci fidiamo più di nulla. Vi ricordate quando Luigi Mario Favoloso era sparito, non lo trovavano più, è andato, è sparito, che fine ha fatto? Tutto ovviamente una cosa mediatica, ovviamente per fare parlare di sé. In questo momento stanno facendo la stessa cosa, perché, raga, ormai... Mi spiace, non voglio fare quello prevenuto, ma ormai non mi fido più di niente, capito? Tutte queste cose, poi lo... Cioè, lasci la tua fidanzata nel momento in cui lei sta facendo un programma televisivo. A parte che se fosse vero, brutta cosa, nel senso, la prendi, ci parli a quattro occhi, dici no, tra noi le cose possono andare bene, bla 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 bla. Vi chiarite, raccontate tutte le cose. Non è che improvvisamente è ovvio che ha fatto tutto questo per attirare l'attenzione su di sé, perché ovviamente nella prossima puntata di The Poop and the Section Barbara D'Urso tirerà fuori questa storia di Luigi Favoloso che se n'è andato, e già lo fece a suo tempo, vi ricordate, Luigi Favoloso è sparito, che poi è tornato, non se ne è più parlato, cioè era sparito, a un certo punto è ricomparso, basta, passa nada, finito tutto, vabbè. Comunque, ragazzi, io non mi fido più di niente di tutte queste storie, però, che dirvi, finché fanno ascolti, lasciagliele fare, alla fine cascano sempre in piedi. Fatemi sapere questo sotto in un commento se la pensate come me, se non la pensate come me, fatemi sapere, insomma, come la pensate, per il resto lo sapete. Mettete un like sotto questo video, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, vi ricordo anche di seguirmi nel canale Telegram, dove siete certi di non perdervi non solo tutte le notifiche, ma anche tanto gossip in più. Ciao, bedazzi!